Ciao ragazzi, iniziamo la nostra correzione del dialogo di inglese che è a pagina 25. Hi Debbie, it's Alec. Hi Alec, how are you? I am hungry. I can't find the school timetable. Oh, I've got it. When is science? It's on Tuesday. At 8:10. Oh no, it's terrible. Terrible. But you are excellent at science. Yes, but I can't find my project. What project? I can't find my worm collection. Oh, Alex, worms are disgusting. They aren't in the bathroom. They aren't in my bedroom. Alec, come here immediately. Your worms are in the fridge. Oh, Alex. Adesso proviamo insieme a fare la traduzione di questo dialogo. Ciao Debbie, sono Alec. Ciao Alec, how are you? Come stai? I'm angry. I can't find the school timetable. Io sono arrabbiato. Io non trovo il mio orario scolastico. Debbie risponde. Oh, I got it. Oh, ce l'ho io. Alex, quando c'è scienze? Il giovedì alle 8:10. Oh no, è terribile. Terribile. Ma tu sei bravissimo in scienze. Sì, ma io non trovo il mio lavoro, la mia ricerca. Quale ricerca? I can't find, io non trovo, la mia collezione di vermi. Worm e vermi. Oh, Alec, worms are disgusting. Oh, Alex, ma i vermi sono disgustosi. Loro non sono né in bagno e non sono neanche nella camera da letto. Adesso la mamma risponde e lo chiama strillando. Alex! Alex, scusate. Vieni immediatamente qui. I tuoi vermi sono nel frigorifero. Oh, Alex. Alec. Simpatico, vero? Divertente. Dopo aver ascoltato e seguito con me la traduzione di questo piccolo dialogo, facciamo un altro esercizio di ascolto. Dovete solo ascoltare. Andiamo a pagina 26 del nostro libro di inglese e ascoltate e guardate il dialogo che c'è, il dialogo, il fumetto, che c'è a pagina 26 e pagina 27. Lo ascoltate, lo riguardate più volte, non eseguite l'esercizio di pagina 20 e neanche quello di pagina, cioè l'esercizio, non dovete fare nessun esercizio, insomma. Perché giovedì, come abbiamo fatto oggi, lo leggiamo insieme, lo traduciamo e poi faremo degli esercizi insieme. D'accordo? Ricapitolando, dovete solo ascoltare e guardare questo fumetto che c'è a pagina 26 e pagina 27 e non dovete seguire nessun esercizio. A giovedì!